Buongiorno, buongiorno Gemmine, benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, in realtà non è giorno, ma è pomeriggio. Qua devo chiudere perché siamo stati tutto il giorno con il PC, tra carte e cose di lavoro. E adesso che dobbiamo uscire, devo mettere sempre tutto quanto in camera perché altrimenti il gatto si smangiucca le penne, le cose, di tutto. Sembra così calmo adesso, ma in realtà sei una diavoletta tu. Sì. Comunque, ho messo questo vestito di Shein che è la prima volta che lo metto. Che ne dici, amore? Ti piace? Bello. Perché andiamo a fare una passeggiata e andiamo anche a provare un nuovo bubble tea, molto famoso cinese che è aperto praticamente nella strada dietro casa nostra. Questo E quindi sono giorni che vedo tutta la gente con il bicchiere e fanno anche il gelato, quindi andiamo a fare merenda lì. speriamo che non ci sia tanta gente. Speriamo. E poi andiamo a fare una passeggiatina. Ecco, guardate, casa nostra sta praticamente qua dietro, accanto a quel palazzo alto che si vede lì. E questo è Qua il mi sento posto. tanto cioè in Giappone Sì, o così in vero? Hong Kong, in questo coso così. Praticamente si chiama così Mixue. E hanno anche il supermercato asiatico. E in più hanno messo questa gelateria e bubble tea. Guardate che carini. Hanno anche tutti i pupazzetti e le cosine. No, troppo belli. Adesso dobbiamo convincere Cesare a prendere qualcosa. Cioè, tipo il Lego. Allora, io non lo so come ho fatto. Probabilmente ho beccato Cesare in una giornata contenta e gentile. Quello è per noi. E abbiamo preso due bicchieri. E poi il gelatino. Beh, che dire, ho appena trovato il mio negozio di Brisbane preferito perché non solo c'ha il gelato, che questo qua è buonissimo, e la cialda, lo sapevo, l'avevo letto che era buona, infatti è proprio Tipo al buona burro, buona, ma che si sa un cos'è? sacco di Alla burro e di panna, cos'è? panna, buonissimo. E poi anche il modo in cui lo servono è super carino, con questo coso così, così non Allora, ti già il pupazzo ti sporchi. ispira. Sì, ti ispira troppo. No, ma a parte quello, vabbè, Cesare ha preso anche Che il pupazzo. bubble tea. E a parte quello, costa pochissimo perché costa 2 dollari. E c'è l'offerta, il boba più il gelato, 5 dollari, quindi top, sono tipo Buono. 3 euro. No, ma la cosa più bella è che c'è proprio tutto il supermercato asiatico. Che oggi non Quindi, abbiamo visto, no, però non vabbè. l'abbiamo visto perché siamo usciti poi subito. Però un altro giorno ci torniamo, Sì. vero? Adesso sono felice Comunque, perché hanno appunto aperto il gelato, il guarda. supermercato asiatico vicino casa, Facciamo vedere questa come a cosa. Melbourne. Stanno facendo i lavori. Vedete qua per terra c'è scritto tram, tram, tram. E di notte noi sentiamo un casino perché questi si mettono a scavare di notte. Iniziano tipo alle 10 i lavori. Sì, ma cioè, tipo piena notte, tipo luna così. È incredibile. Noi praticamente la nostra finestra è lì sopra. È sopra lì dove si vede quel sole lì. Comunque è incredibile. Qua dietro, cioè i primi giorni c'era incasinato così. Però da qualche giorno hanno chiuso questa parte qua anche. Quindi Più vicino da noi. sì, praticamente probabilmente andranno fino in fondo e faranno la linea tram nuova. Probabile. Comunque, andiamo a passeggiare nel lungo fiume che è da Sì. quella parte. Buongiorno così. Noi abbiamo un po' ceduto e facciamo entrare questa gattina in camera, però guardate che combina. Mo si butta di sotto questa dalla finestra. Entra nell'armadio. Bevi l'acqua dai bicchieri che abbiamo sui comodini. Sei un disastro. Coccolosa, poi gli piace tanto mettersi sotto. Dai, mettiti sotto. Non ti piace Si è più. agitata. Sei agitata. Dice, stavo sulla finestra. Io volevo vedere di sotto. Da quanto ci andavano i French toast, anzi i Franci toast. French toast. Franci toast stamattina. Realmente E no. le banane, visto che sono quelle tipo platano grossi che abbiamo comprato al mercato, le ho fatte in padella che vengono più buone. Ora sì che si ragiona. Oh, comunque questo burro d'arachidi Abbiamo comprato questo burro notevole. d'arachidi, è veramente Che di solito buono. costa un occhio della testa, ma era in offerta, Sì, tipo era al del 50, sì, 70%, mi tipo ricordo. 50%. Buono, buonissimo, buon appetito. Noi siamo venuti a fare la spesa. Oggi era il mio giorno fortunato perché Cesar mi ha fatto passare in tutti i corridoi e ho trovato 3-4 cose che avevo adocchiato
che stavano in offerta, quindi abbiamo preso anche qualcosina che non era nella lista. Per la tua gioia, vero amore? Questa è la faccia di Cesare al supermercato, contrariato. Tornati a casa, gatto! Noi subito a coccolare caramo il macchiato. Ciao, ti mancavamo? Allora, oggi penso che abbiamo fatto la spesa più grande che abbiamo fatto da quando siamo qui. Insieme. Ok, tutta insieme. Finalmente abbiamo il freezer, abbiamo insomma un po' più di stabilità, quindi abbiamo potuto fare degli acquistini un po' più a futuro, tipo quest'olio di 2 litri. E quindi abbiamo speso un pochetto al supermercato, però dai, almeno si spera che per un po' siamo a posto. Tra le verdure che abbiamo preso l'altro giorno e queste cosine dovremmo essere a posto. Quindi vi faccio un po' uno svuoto alla spesa, vediamo un po' cosa abbiamo preso. Quindi 2 litri di olio che servono sempre anche per fare tipo le torte, così. Poi abbiamo preso la passata al pomodoro. Poi questo gelato al Reese's lo volevo da tipo uno dei primi giorni che eravamo arrivati a Melbourne, l'avevo visto, però stavamo nell'ostello, quindi ho detto vabbè, poi quando avremo la casa lo prendo. E ogni volta che vedevo che l'avevano messo in offerta nei volantini dei supermercati, andavo al supermercato e non c'era, quindi ora già finito, oppure non lo so, magicamente il prezzo non corrispondeva. Quindi oggi per la prima volta era in offerta 1 litro di gelato a Reese's, invece di $9, $4.50, quindi l'ho subito preso e messo nel carrello. Poi ho preso i pomodori pelati a pezzetti perché voglio fare la pizza un giorno di questi. In realtà volevo farla oggi, però mi sa che ormai è un po' tardi. I fagioli, cannellini, il tonno. Poi qui abbiamo preso, purtroppo per la pizza dovremmo utilizzare questo formaggio. In realtà c'è tipo la pizzottella qua, però costa $10 una pizzottella, non è neanche cioè mozzarella vera, quindi ho preferito prendere questo perché lo mangiamo sempre anche tipo per fare le quesadille e altre cose, quindi ahimè metterò questo formaggio, il cheddar, sulla pizza, però vabbè è buono, dai, viene bene uguale. Adesso abbiamo preso la pasta, poi lo yogurt come sempre. Poi in quest'altra busta c'è il pane. Poi un'altra cosa di cui sono molto felice, i Tim Tam sono usciti dal gusto cocco, quindi ancora non l'avevamo provati. Oggi c'erano in offerta tutti i Tim Tam, quindi ho subito preso questi al cocco che ancora non l'avevamo assaggiati. Per chi non lo sapesse, i Tim Tam sono dei biscotti tipici australiani, molto buoni. Quindi quel gusto ci mancava. Poi anche i miei popcorn preferiti, questi una volta l'avevamo presi, sono popcorn con sopra il cioccolato fondente, buonissimi. Di solito costano $4, che è un po' tanto perché sono solo 70 grammi. Oggi erano a metà prezzo, $2, quindi ho detto vabbè, prendiamoli. Sono comunque tanti, però bene, dai. Poi avevo preso un abanero perché voglio fare le cipolle sotto limone, come quelle che si usano in Messico, e ci voglio mettere l'abanero, quindi abbiamo preso uno perché costa tantissimo, $30 al chilo, però uno piccolo piccolo. Poi le carote costavano poco, mi pare 1,20, 1,40, quindi ho preso le carote. Poi le tortillas, che ho preso soltanto un pacco perché erano le ultime, spero le rimettano, vabbè, tra l'altro di solito prendo quelle bianche, invece queste sono tipo coi semini, che sono buone uguali, però preferisco quelle altre. Poi ho preso 1 chilo di farina, poi il bacon, poi il pollo e infine il lievito per fare la pizza. Ho preso questo qua secco, non l'ho mai provato, speriamo bene. E basta, questa è tutta la spesa. Ah, no, aspettate. Era in offerta anche la Coca-Cola vaniglia, che è la mia preferita, quindi ho preso anche questa. Ve l'ho detto che mi è andata bene oggi, c'erano tutte le mie cose preferite in offerta.
Evviva! Ora metto tutto quanto a posto e nel frattempo Cesar vi sta pubblicando il vlog precedente, vero? Esatto. Ci ha messo tanto a caricare. Sì, abbiamo usato la schedina quella lì. Ci ho messo un po', però comunque funziona bene. Buongiorno, buongiorno Gemmine. Buongiorno caramellina macchiata. Buongiorno. Stamattina la signorina si è infilata sotto le lenzuola, eh? È venuta con noi un po' nel lettone. Quindi è super coccolosa. Iniziamo benissimo facendo. Sì, ancora non Dovremmo lavarci la faccia né niente, però siamo. Prima le cose importanti. Prima le cose importanti, stiamo preparando la pizza! Yeah! Quindi, vediamo cosa viene fuori. Per adesso abbiamo messo soltanto la farina e lì. Però volevamo condividere con voi questa gioia che oggi stiamo facendo la pizza, ok? Beh, visto che Cesare l'altro giorno è riuscito a montare la panna a mano, oggi facciamogli fare un bel impasto di pizza. Dai, su, questi muscoletti, su. Ah, possiamo farlo fare a caramel macchiato, che lei la fa bene la pasta, quindi la pizza sicuramente gli viene anche bene. Con un po' di fibra, era un po' fibrosa. Che bravo, amore, guarda come sta venendo bene. Sta venendo bene? Sì, molto bello questo impasto, bravo. Ok, l'impasto penso direi sia venuto buono. Va bene, adesso lo mettiamo a lievitare. Purtroppo mi sono accorta che la lucina del forno è fulminata. Quindi vabbè, lo metteremo così. Mettiamolo nel forno così, speriamo che si lieviti. A stasera. Ma che bella pizza che è venuta fuori, anzi, che bell'impasto, bello gonfio. Adesso li facciamo fare la seconda lievitazione nella teglia. Quindi la versiamo lì e la facciamo lievitare un altro po'. Non vedo l'ora che sia stasera. Tramonto time. Noi siamo sul ponte, guardate che bello. Oggi finalmente c'è un bel tramonto, eh? Perché è un po' nuvoloso, quindi tutto c'è questo, arancione. Sì, questo gioco bellissimo. Noi siamo tornati a casa e mentre siamo andati via ci è arrivato un pacco con ben 4 vini da questa azienda che si chiama Rob Dolan. Quindi Cesar ne ha già aperto uno, giustamente per l'occasione. Esatto, l'abbiamo messo qui a decantare nei calici. E nel frattempo la pizza ha fatto la seconda lievitazione. Adesso mettiamo il pomodoro che ho preparato con... questi erano pelati a cubetti. Ci ho messo semplicemente un po' d'olio, un po' di sale e un po' di origano. Sì, tipo le erbette miste, tra cui origano. E adesso ce lo mettiamo sopra. Nel frattempo abbiamo già acceso il forno e adesso la cuociamo, quindi speriamo che non si deformi troppo. Esatto, non ho, perché questa di solito è la ricetta della pizza che faccio nella teglia, quella tonda, ok, un però po' più non ce piccola l'abbiamo. Però non ce l'abbiamo, quindi l'ho messa così. Stenderla fino ai bordi veniva troppo stesa, secondo me, troppo sottile, quindi dovevamo fare il doppio dell'impasto. Esatto, forse. L'abbiamo messa così, vediamo bene, speriamo bene. Vediamo bene. Vediamo bene. Oh, pomodoro messo, forno arrivato a temperatura. Dobbiamo modificare quell'orario perché non sono le 10:53, però vabbè, dopo lo cambiamo. Ciao ciao, a fra poco pizza. Madonna, che bontà, allora, mamma sei mia. Un po' sciacchiata, ma è fatta apposta. Lo so, però questa, è troppo qui. Anche quando la faccio, a Roma, questa è buona perché viene un po' sbruciacchiata proprio nel bordo che è a contatto con la teglia. Proprio per quello la faccio sempre nella teglia. Lo so, però qua è un po' troppo. No, secondo me è buona, a me piace così. Comunque... adesso la tagliamo e la assaggiamo, c'è un profumino. Alla fine questa mozzarella tipo finta così è niente male, Vabbè, vero? Ancora un po' di grasso, però. Buono. Questa è la prima porzione, poi dopo c'è anche la seconda, oh, vero? Adesso faccio una foto artistica con le scarpe dietro. Che ne pensi? Bella. Bella, eh? Com'è venuta, amore? Guarda sotto, croccante. Che buona. Buona. Nuova serata, nuovo tramonto e nuovo bubble tea di Mixue. È un altro giorno, ma adesso dobbiamo provarli tutti. Oggi abbiamo preso quello con le perle al taro. Buono. Che sono buonissime. C'è un polpelmo, pompelmo, mango, tipo tropical. Molto pompelmo, buono. Mango e taro. Sarà la nostra perdizione. Che bel tramonto. Ormai odio, la nostra passeggiata. Odio questa cosa degli autobus. Cioè... ci sono troppi autobus, puzza un sacco tutto. Però sì, bello. Quando faranno il tram, che stanno già costruendo,
sarà meglio. Secondo te quanto ci metteranno ad aprire questo ponte qua? Questo qui, questo pure sarà bellissimo perché è un ponte pedonale. E ruota, secondo me tra forse un anno sarà più pronto. Tanto. Sì, perché devono fare i collaudi. Cioè questo sì, sembra quasi finito, ma in realtà ci vuole un po'. Ma messo pure le bandierine, ciao. Sì, diciamo che tra un po' di anni sarà molto diverso tutto qui il centro. Non abbiamo mai fatto vedere la pagoda? Il tempio, quello lì, vero? Lì dietro, guardate, si vedono da queste luci. C'è un tempio, adesso andiamo, sì. Comunque la città è un po' tornata mezzo morta, diciamo. Ah sì, cioè, sono sono... sì, c'è qualche persona, ma pensate che questo tipo è la zona più carina, quindi al di là dei cantieri. Allora, qui devono ancora finire queste due torri. Questa ha raggiunto già l'altezza massima, l'avevamo già detto nell'altro vlog. E noi dal nostro balcone vediamo questo palazzo con questa antenna rossa e questo qua, Casino Tower, quella cosa blu. E qui c'è la ruota e qui c'è questo tempio, tipo una simil pagoda, ma sì, nepalese pagoda, eccola qua. È particolare, sì. Che bella soprattutto, no? Con sì, di giorno è aperta. Sì, di giorno è aperta, siamo comodi. Ci vorrebbe un bel viaggetto in Nepal, ci manca. Vero. Un bel Kathmandu. La campana? La campana, non ci avevo proprio fatto caso. Sì, comunque questa parte dicevo che è molto carina perché poi qui c'è la rainforest, vedete ci sono i percorsi e poi ogni tanto trovi qualcosa di strano, tipo delle luci, un fiume, una cascatina, ci sono anche l'area barbecue, un po' particolare. Ah guarda, questa qua si può vedere che c'è il vetro, bella comunque. E ovviamente sto vloggando col cellulare perché la macchinetta sta a casa, ma tanto ci dobbiamo abituare perché qualcuno l'ha praticamente rotta quella macchinetta, quindi ecco, stiamo attraversando la rainforest. Guardate che carino qua. Poi improvvisamente diventa tipo tutto colorato. Queste l'hanno messe da poco queste luci, i primi giorni non c'erano, no? Sì, credo. E poi lì dietro c'è tipo una sorta di palco, vedete, un'arena. L'altra volta che c'erano quelle lanterne, quella quel festival, qui c'erano anche delle attività, ma adesso sì, della musica, sì, delle cose. E poi di là c'è il fiume e c'è un camioncino del gelato che è sempre pieno, c'è fanno sempre qualcuno con sopra tutti i marshmallow, le cose, sì, stranissimo. Guardate, una volta dobbiamo prenderlo anche se è una schifezza, però è carino perché almeno quest'area, invece che fare un grande prato secco così senza niente, sì, hanno fatto anche delle piante, no? Native. E comunque la gente li usa un sacco, quando passeggiamo qui ci sono sempre magari le ragazzine che sono uscite da scuola che si siedono con le comitive, molto vissuto. Per stasera la chef Franci propone quesadillas con quesadillas con pollo e fagioli, riso bianco con la forma e guacamole. Com'è? Buon appetito. Col vino rosso. Col vino rosso, così. E con le scarpe. Ovviamente. Immancabili. Com'è? Buono. Comunque caramel macchiato non si mette più sotto al divano, ora si mette sopra. Ciao. Buongiorno, buongiorno Gemmine, noi oggi abbiamo pulito tutta casa, abbiamo sistemato, adesso Cesar sta risporcando, sì, perché non mi ricordo se ve l'avevamo fatti vedere, ma questo Marco ci ha inviato dei vini e poi abbiamo anche altri vini in casa, quindi Cesar sta creando una specie di cantinetta con la scatola, vediamo che cosa esce fuori, perché ci piaceva, non volevo buttarla, adesso se togliamo quegli adesivi lì, possiamo metterli da qualche parte. Prima avevo pensato al posto delle scarpe mettiamo i vini là, non sto scherzando. Amore, oh mio Dio. Quasi. Non so se è abbastanza, forse non è abbastanza. Magari quello è un curiosone. Comunque ci abbiamo anche questo che abbiamo preso ieri.
altri stanno in frigo in realtà. Quindi rimarrà vuota la cantina. C'è un vino, c'è uno spazio in più. Però, secondo me, può essere carino. Al massimo potremmo anche dipingerla. No? Abbiamo Addirittura. i colori. Possiamo metterla lì. Poi vi volevo Potremmo far fare vedere qualcosa. qualche altra cosa. Allora, questo l'abbiamo preso l'altro giorno al negozio dei bubble tea. Abbiamo preso due bicchieri. Questo con le arance. E questo con le peschine, carino. Così se ci andiamo di nuovo possiamo chiedere di metterci il bubble tea qua dentro. Beh, ma nel tavolo? No, nel tavolo dobbiamo mangiare. Oddio, non lo so, hai fatto un sacco di sforzo, ma forse non mi piace. Oh no. Mi dispiace. Dai, no, è carino, però non lo so. Guarda che bello. Wow. Questo. Carino. E poi ci ha inviato anche, dovrebbero esserci qui delle cose per dipingere. Oh, Vedi. vediamo un po'. Pennelli. Il cavalletto, che Cavalletto. carino! Beh, amore, dobbiamo andare a fare Sì. un'altra session. I colori belli. Oh, questo grande, che è quello che ho preso da Shein, era minuscolo, ma non lo sapevo, pensavo fosse grande così. E poi un'altra tela. Così possiamo fare altri quadretti. Molto carino. Allora, Gemini, noi siamo usciti a fare un po' di faccende e adesso vogliamo andare a visitare almeno, Finalmente. finalmente, almeno uno di questi musei per adesso, cioè per oggi intendo, poi dopo visiteremo anche gli altri, che stanno così vicino casa ma non abbiamo mai visto. Cioè, nell'altro appartamento vivevamo praticamente di Sì, fronte. Ma questo elefante così noi non che. abbiamo mai camminato qui in questo pezzo, di solito facciamo sempre Il fiume. sì, il lungo fiume. Carino, rovesciato Particolare così, come. particolare. Comunque, allora, questo è il GOMA, Goma, che è Gallery ok. of Modern Art, quindi Ok. Galleria d'arte moderna. Lì ce ne stanno altri. In tutto questo lungo fiume ci sono un sacco di gallerie. Qua c'è Proviamo a la entrare in library, anche la questo. biblioteca. Ok. Proviamo a entrare Interessante. qui, Comunque vediamo. l'ingresso è free, però ci sono alcune mostre che ovviamente sono a pagamento. Vediamo un Quindi. po'. Ecco, questo qui dovrebbe essere l'ingresso. Ma che meraviglia! Guardate lì, si vede la ruota panoramica. Questo spazio così alto Bellissimo, aperto. sì. La struttura del museo è proprio bella. Anche lì in fondo c'è un'altra bella vista. Sì, A sì. se piace di più la struttura e la vista dai musei che le No, opere che stanno in questi dentro. casi vale la pena Vabbè, tipo sì. vedere l'architetto cosa ha pensato. Sì. E qui è dove abbiamo camminato prima e questa è la passerella che facciamo sempre. Questo è il ponte che pure facciamo spesso. Per attraversare. Bellissima la vista da qua, devo dire. Bello, vero, amore? Bello perché da qua possiamo vedere quel ponte che facciamo Sì. sempre, si vede completo. Sì. Qua il tramonto sarà bello perché il sole tramonta da quella parte. Però chiude alle 5. Ah, è vero. Vabbè, alle 5 basta. Tramonta prima. Qua ci sono un po' di ventilatori che muovono queste luci. Sì. Che creatività che hanno questi australiani. Cose tipo da cantiere, figo. Noi con caramel macchiato a casa, Vedendo il film, sì. Noi vedendo Netflix. siamo usciti dal museo. Com'era? Particolare. Magnifico, Gli australiani sono un po' pazzerelli, secondo dai. me. Hanno molta creatività. Sì, questi musei di arte moderna sono molto particolari, però sono divertenti, È fanno bello delle cose carine. che siano, ci siano degli spazi dedicati ad Sì, artisti moderni, sì. perché cioè, c'erano alcuni dipinti del 2022, Sì, cioè praticamente di ieri. adesso. Sì, quindi hanno proprio degli artisti Cioè, è dei carino giorni quello. nostri, cioè arte moderna, davvero moderna, proprio di adesso. Bello. Ci E sta. questa vista, bellissima, guarda. Sì, molto bella. Vero? Ora comunque, ultima commissione di oggi, dobbiamo andare a ritirare un pacco al nostro vecchio appartamento. Alla Stamattina, reception, con quella reception antipatica. sì.
purtroppo, cioè quella antipatica. Stamattina ci hanno svegliato con una telefonata, erano neanche le 8, e ci ha telefonato questa signora che mi aveva mandato questo pacco. Però non abbiamo capito niente, no, stavamo lì con la voce, a parte stavamo mezzi addormentati. Avrà pensato che eravamo o maleducati oppure pazzi, quella, perché... Ma c'ha un accento, cioè, strettissimo, pesantissimo, strettissimo. E non abbiamo capito perché continuava a chiedere l'interno del nostro appartamento, ok? E quindi noi abbiamo provato a dire che non c'era l'interno perché era una reception. Però cioè, poi alla fine... comunque una sorta di... Airbnb. Che c'era la reception, esatto. Quindi noi lo sapevamo qual era il nostro interno, l'801, 803 forse. Vabbè, non me lo ricordo però più. Non ci fai niente, tu corriere, non ci fai niente con quel numero. Cioè, gliel'abbiamo detto chiaramente più di una volta, vai alla reception, lascia il pacco lì, poi dopo noi andiamo a prendere. Sì. E ricontinuava, diceva un sacco di cose, vabbè. Boh. Comunque alla fine in realtà il pacco l'aveva già consegnato, quindi stava nella reception, ma ci ha solo confuso le idee. Comunque abbiamo più comunque, o meno allora, capito. Con che, alcune persone, alcune tipologie di persone, io riesco a capire il 70% di quello che dicono. Cioè, se c'è una frase fatta di 10 parole, io ne capisco 7 e 3, proprio 3, non le capisco per niente. E pensate quanto è complicato comunicare in questo modo, cioè, perché 3 parole sì. possono cambiare tutto il senso di esatto. qualsiasi frase. Vabbè, quindi... perché se ci sono delle parole chiave che non capisci, non capisci esatto. proprio il senso del cioè. Quindi per fortuna ho capito la parola concierge, che significa tipo portiere. Sì. E quindi io ho detto sì, lasciala lì al concierge. Vabbè. Però comunque. Vabbè. Perché comunque per chi non lo sapesse, l'accento inglese australiano è sì. una cosa tipo completamente diversa dall'inglese normale che tu puoi studiare a scuola. Vabbè, un po' allora diciamo. Puoi un po' sapere come... l'inglese, ma anche un inglese di Londra potrebbe non capire 100% un australiano. No, cioè loro li prendono proprio in giro perché sì. non li capiscono, ma è un discorso un po' come gli accenti in italiano, anche nella lingua italiana, sì. lungo lo stivale, no? Cioè se tu magari senti parlare uno della Sicilia con un accento siciliano, con delle magari parole magari siciliane... Un veneziano non lo capisce, capito? Cioè, chissà, una conversazione tra un veneziano e uno di Catania, cioè, che esce fuori. Sarebbe divertente. E quindi più o meno è così. Esatto. Ad aggiungere il fatto che noi comunque l'inglese non è la nostra lingua più madre. Forte, quindi... Esatto. Vabbè. Comunque vabbè, adesso andiamo a ritirare sto pacco sperando di aver capito bene che sta lì. Poi andiamo a fare un'altra figuraccia. e basta. E poi stasera Cesar mi ha promesso. Ci provo. Che mi farà gli gnocchi. Ci proviamo. Tan, tan, tan. Ed è arrivato il momento della nostra solita passeggiatina al tramonto. Lungo fiume, esatto. Ci siamo andati a prendere una felpina perché avevamo freddo. Comunque, aggiornamento, il pacco non c'era. Quindi mi sa tanto che non avevamo capito bene quello che ha detto stamattina quella signora al telefono. Esatto. Vabbè. Comunque, peccato perché era una cosa carina. Però spero che riusciamo a recuperarla, dai. Il problema è che non so che razza di corriere hanno, perché è già la terza volta che provano la consegna. A me, avete visto, cioè, mi arrivano in continuazione pacchi, quindi mi sembra strano che non sono riuscita a fare una consegna. Forse hanno un corriere particolare, magari un'azienda che non... particolarmente incapace. Boh, no, non voglio dire incapace, ma magari un'altra azienda che non ha mai consegnato nulla lì, non lo so. Però vabbè, comunque niente, il pacco non l'abbiamo preso. E quindi siamo andati a casa, ci siamo cambiati e siamo venuti a fare la nostra passeggiatina serale. Ci piace sempre, quando camminiamo sul lungo fiume, venire a dare un'occhiata qui all'orto urbano, diciamo, perché ci sono tutte le erbette, le cose che tu ti puoi raccogliere. Quindi abbiamo preso un po' di rosmarino di qua e di là, un po' anche di basilico, così poi ci possiamo fare la pasta. Anche. C'è di tutto, finocchietto, alcune cose però l'hanno appena piantate, tipo il finocchietto era piccolino. Questo è il curry. Curry. Ci sono anche i gelsi, i mandarini, quelli piccolini cinesi. Un sacco di cose. Questo che cos'è? Erba da tè. Erba da tè. Yarrow. Questo non l'ho mai sentito. Guarda il lici. Mazza che buon profumo questo. Lici. Beh, ma questi finché fanno i frutti stanno un po' a caro amico ancora, eh. Però carino. Questi... Peroncini Caspium. Ma questi
Non vuol dire capperi, scusa. Però questa non è la pianta dei capperi. Questo è un peperoncino. Si vede, guarda. Questo è il fiore del peperoncino. E comunque ci sono Sorrel. Anche le cose. Sì, queste cose chiuse si possono prendere solamente di giorno quando ci sono i volontari che te le danno. Melograno, sì. Bello. Così abbiamo preso un po' di erbette aromatiche. Grazie. Oh, finalmente hanno riacceso queste fontane qui, che da quando siamo arrivati, esatto, erano in manutenzione. Hanno pulito tutto, hanno rimesso l'acqua. Sì, qua per i bambini. Questa è la parte bassa per i bambini della piscina. Tutti questi schizzi per i bambini. Sì. Ma a quest'ora? Non si vede molto, ma i bambini giocano lo stesso. Devo spingerti dentro l'acqua. Ok, mannaggia, io ti volevo spingere. No, guarda, meno male che era tardi, questi si stanno divertendo pure a quest'ora. Da questo lato si vede meglio, direi era troppo buio. Guardate che carino, c'è tipo una foca qui che sputa l'acqua, una cascata. A me mi va di fare il bagno qui, amore, anche se è quello basso per i bambini. È divertente, guarda. Tornati a casa, stavo sistemando le erbette che abbiamo preso, guardate che belle, le ho messe nella confezione delle fragole, sembrano comprate, vero? Che bello quell'orto lì, mi piace un sacco. Questo invece è il coriandolo che utilizzeremo per cena, perché adesso faccio i tacos, perché non mi ricordavo che avevamo finito le uova, quindi purtroppo Cesar voleva fare gli gnocchi, oggi è stata colpa mia. Perché non mi ricordavo che non c'erano più, quindi stasera niente gnocchi purtroppo. Che cos'è? Odore di erbette? E vabbè, quindi gnocchi domani, tacos stasera. Sei contenta tu? Mangiamo un gatto con le patate. Quanto sei dolce! Un gatto con le patate. Un gatto con le patate. Gatto con le patate. Oh, amore. Scusate il gatto spam in questi ultimi vlog, anche su Instagram, ma appena vedo questo musetto così carino, gli facciamo sempre un sacco di foto. Non c'è, però c'è. No, oh, questo gli piace tantissimo. Un massaggino rilassante? E meno male che non eri tipo da gatto, amore. Camicia strategica, guarda, stesso colore. Stesso colore. Meno male che non eri un tipo da gatto tu, Io non sono un tipo da gatto, vero gatto? No. Per niente proprio. Lei è solo innamorata di te ormai. Scappa. Ed ecco qua una bella cenetta messicana di nuovo. Noi o mangiamo messicano o mangiamo messicano comunque di solito. Buon appetito. Ho fatto un bel burrito stasera. E la nostra seratina finisce così. Ci stiamo finendo di vedere questa miniserie su Netflix. Che penso che in italiano sarà... L'uomo della Florida, non lo so se l'hanno tradotto, ma noi vediamo sempre Netflix in spagnolo. E, io ho fatto un gelatino, e, allora gelato alla vaniglia con marmellata di arance, sopra un po' di Nutella e un biscottino digestive di questi qua ricoperti di cioccolato e dentro c'è la marmellata all'arancia, quindi tutto tema arancia e cioccolato. Che ne pensi, amore? Buona. Ti piace? Sì, ma adesso arriva pure il gatto. Sicuro. Buongiorno. Buongiorno con Calamellina che vuole venire sotto. Vieni qua, vieni. Non si va di là sotto, si va di qua, guarda. Ecco qua. Vieni. Volete vedere qual è il posto preferito di gatto? Ehi. Gatto, ormai è gatto. Ehi. Ma come? Fai i grattini lì nelle gambe di Cesar? Sono gelosa, Cru, 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 cru. Benvenuti anche a noi nel club del mangiare col gatto sul tavolo. Abbiamo scoperto che a questa gattina gli piace un sacco lo yogurt. È l'unica cosa, cioè l'unico cibo che umano chiede. Che mangiamo noi che chiede, esatto. Gli piace un sacco. Abbiamo provato pure a dargli tipo dei pezzettini di pollo. Niente, non li vuole. Vuole solo lo yogurt. Quindi ogni mattina quando mangiamo lo yogurt lei sta qui in attesa che gliene diamo una leccatina, vero? Così lecca al tradimento. Sei tremenda tu. Allora, noi siamo andati al supermercato a comprare le uova. E tra l'altro qualcuno tipo Cesar si era pure dimenticato di prendere, mo vi racconto. Questo casino è il microonde
che non sappiamo perché, ma fa questo rumore ogni volta che lo accendiamo. Secondo me tra un po' scoppia questo coso. Comunque, Sasa sta provando a fare le chips di parmigiano. Devo vedere com'è venuta. Mazza che profumino. È Perfetto. pronta, fanne un'altra adesso. E stiamo facendo finalmente gli gnocchi. Allora, qua abbiamo messo a lessare le patate. Io qui sto facendo un soffrittino con la cipolla. Adesso andrò ad aggiungere le zucchine perché non li vogliamo fare al sugo questa volta, ma vogliamo fare una crema di zucchine per condirli e poi decorarli con le chips di parmigiano, con le erbette che abbiamo preso ieri. Insomma, vogliamo fare una cosa un po' Fatta bene. fatta bene. E abbiamo anche un vino di quelli che abbiamo preso ieri, l'abbiamo Sempre preso ieri, l'altro sì. ieri, non mi ricordo, che sono Sempre zero alcol, quindi perfetti anche da bere a pranzo, così poi dopo non siamo tutti mezzi ieri. addormentati, Non ci ci abbiocchiamo. abbiocchiamo e niente. Ah, vi stavo raccontando che siamo andati a comprare le uova e poi ci siamo messi a vedere altre cose tipo i succhi di frutta, i biscotti come al solito di Cesar e io ho visto che lui ha preso le uova e le ha appoggiate vicino. Oddio, sto microonde, vicino ai succhi di frutta e ho pensato, eccola là che mo se le scorderà. Quindi facciamo tutto il giro del supermercato, prendiamo altre cose, arriviamo in cassa, paghiamo e dopo Cesar fa, aspetta ma le uova? Quindi sono tornata, per fortuna mi ricordavo dove le aveva lasciate e ho preso le uova, quindi vabbè, abbiamo rischiato di andare per le uova e di non comprarle come al solito. Niente, adesso prepariamo. Buono, tra l'altro già poche ore di pranzo, non so quanto ci metteremo a fare sta cosa, secondo me un bel po', pranzeremo alle 4 oggi. Un metodo un po' casalingo, ma Cesar sta schiacciando le patate con Con la la forchetta. forchetta perché non abbiamo lo schiacciapatate. Funziona, dai. Sì, direi. Viene bene. Meno comodo, però vabbè. Che profumino. Posso mangiare un pezzettino? No, Nel frattempo qui ho fatto le zucchine con un po' di salvia, un po' di Philadelphia, cipolla e un pezzettino di burro. E mo adesso le andrò a frullare così facciamo una cremina. Hai capito? Mi giro un attimo, è già tutto pronto ci ho messo anche qui. la farina. Allora abbiamo messo 300, no, sì, 300 grammi di No, patate. mezzo No, chilo. mezzo chilo di, già ho Mezzo chilo di sbagliato. patate e 150 grammi di farina. Ok, è un È uovo. un uovo. Ok. Certo, non le ho Venuto bene. schiacciate benissimo le patate, È guarda. difficile, Con la forchetta cioè, sì. l'hai Il schiacciata tipo 3 volte. più possibile, Dai, ma è molto meglio comunque dell'altra volta, senza gli vabbè. Sì. attrezzi direi che è ottimo. Gnocchetti stanno galleggiando, quindi sono pronti, adesso li buttiamo nella crema di zucchine. Ah, vedi che bel piattino che è uscito fuori, grazie, altro parmigiano. Buoni. L'ho già assaggiato, sai che sa? Un po' di pistacchio, non so perché il Pistacchio. pistacchio non c'è. Però molto buono. Mi ha appetito. Ah, il cin cin. Yay, raga, sono felicissima! Abbiamo appena finito di mangiare. Ha citofonato il corriere. Un'altra di Eh queste è certo, presa? ne ho prese un'altra per il tuo comodino. E questa però è arrivata un po' schiacciata la scatola. Ed è arrivato il pacco di Shein. Yeah! Dentro ci sono per caso i coprisedie, copri cose? Sì! No, questa è la tovaglia. Questi sono dei copricuscini. Perché mi sa che arriveranno più pacchi perché erano cose grandi. No, non ci sono. Mamma. Però ci sono le tovagliette per mangiare fuori. La spugna per te. Oh, I finalmente. colini. Oh, un po' Finito. di cose utili. Vabbè, sicuramente arriverà un altro pacco. Comunque, unboxing improvvisato di Shein. Un'altra lampada per Wow. Cesar. Vado subito a metterla in camera. Oh, devo chiudere, sennò entra il gatto. Oh, leviamo questo schifo qua. Oh. Così sono uguali. Beh, il mio comodino è più bello con quei fiori, però vabbè. Anche quello di Cesar, dai. Poi, che altro? Che fai tu con quel vino Non è ancora? più frio.
Poi, allora, vabbè, questi sì, sono dei colini perché l'altra volta che ho fatto la torta volevo spolverizzare sopra il matcha e abbiamo solo, cioè vi faccio vedere con cosa ho provato a farlo, con questo, che direi che non va bene perché i buchi sono troppo grandi, quindi ho ordinato su Shein. Questo set è tra l'altro comodo perché sono tre, quindi posso sporcarli ognuno di una cosa diversa. Poi, questa dovrebbe essere la tovaglia per questo tavolo. Aprila un po', vediamo com'è. Poi, questi due sono copricuscini. Wow! Che te ne pare? Bella. Vabbè, normale. Levare questo nero, allora, non ci piace per esatto, mannaggia, non sono arrivati in questo pacco i copricuscini. Vabbè, arriveranno lunedì. Più che copricuscini, coprisedie. Sì, scusa, i coprisedie intendevo. Io dico sempre fischi per fiaschi. Vediamo un po'. Ma Chiodo sarà contentissima. Non credo. Con questa nuova superficie dove farsi le unghie. È un po' enorme però. Un po' ginormico. Era 140x140, diceva 4 posti. Perfetta invece. Ma no, è rettangolare. Sì, è rettangolare. Non mi dico, ho sbagliato a selezionarla. Sì. Sì, hai preso quella lunga. Però questa la possiamo per piegare. La scrivania va bene. No, lì fuori erano queste, le tovagliette. Vabbè, si può piegare, non è un problema. È comunque carina. Vieni, valletto. Aprimele, per favore. Due. Carine, ti piacciono? Oh, molto meglio. Non vedo l'ora di fare. Lo so. Bel piatto. Non vedo l'ora di fare colazione domani mattina. Infatti, mannaggia. Poi. Questo è un vestito. Questa è la spugna per te. Era il colore random. Ovviamente hanno mandato viola. Hanno scelto quello di femmina. Però, vabbè. Allora, questa dovrebbe essere. Per pulirti la schiena. Questa sera da quando stavamo in Messico che aveva una spugna simile e ogni volta me le chiede e io mi sono sempre dimenticata. Ti piace? Sì. Dai, anche se è morada. Morada. Va bene uguale. Ottimo. Apri anche questi, per favore. Allora, questo che cos'è? Copri i cuscini. Per quali cuscini? Questi. Non so se vanno bene, oddio. Questi cuscini in realtà sono un po' grandi, però schiacciandoli potrebbero entrarci. Un po' sì, un po' pallottolari. belli gonfi. Che te ne pare? Ma questo va bene. Per il divano. Ah, questo è un po' più grande. Per il divano. Poi abbiamo preso anche il copridivano che deve arrivare. Comunque, e i coprisedie. Il gatto si spaventa qua sotto, sì, sempre. Sì. Ha paura del citofono. Vieni, amore. Gatto. Vieni qua. Comunque non ho capito che lei è il gatto. Gatto. Gatto è e... gatto, caramellina. Gatto. Tutti i nomi ormai, gattito. Ci sta? Ta-da! Ma quanto sono brava da 1 a 10? Eh? 20. 20, vero? Almeno 20. Ci sono benissimo, dai, così sul giallo con le margheritine, il giallo ci sta bene col grigio, col bianco della cucina, eh? E ci stanno bene anche con il giallo dei girasoli che stanno fuori, bellissimi. Sono triste che però nel primo pacco non c'era il copridivano perché quello urgeva, però vabbè, probabilmente arriverà. Lo so. E, raggi questo che faccio vedere anche il vestito. Guarda che carino, quasi quasi me lo metto subito. Wow, bello. Ti piace? Sì, sì. Adesso volevamo andare al mercato pomeridiano. Oddio, sera, che ora iniziava? Serale. Iniziava adesso alle 4. Sì, tra 10 minuti. Quello stesso dove siamo andati sabato scorso, che però sabato lo fanno di mattina. Questo venerdì lo fanno di sera, quindi voglio vedere se ci sono altre bancarelle, altre cosine. E quindi adesso mi sistemo e andiamo. Eccoci, questo era il mercatino che facevano oggi. Abbiamo visto la pubblicità l'altra volta nello stesso punto, ma ci dovrebbero essere anche altre cose. Qui nel frattempo c'è anche un bel tramonto.
Inizio di tramonto. Ci sono un po' di bancarelline diverse da quelle che ci sono la mattina con il mercato. Un sacco di negozietti artigianali, cibo. Molto bello. Poi c'è la pizza, no? La pizza, dove? Oh, ci facciamo un pensierino allora. Paella, c'è di tutto. Tacos? Perché sì. Sono sempre la pizza e i tacos attaccati? Guarda. Perché sono i due cibi più buoni del mondo. Sono amici. No, ci sono pure i takoyaki, che buoni! Che bello però stare in un paese dove le cose asiatiche si trovano così facilmente, vero? Buoni. Per fare questa clip mi sto affumicando, ragazzi, quindi... Lì c'è il mercato, noi siamo usciti e siamo venuti sul lungo fiume per vedere la fine del tramonto. In questo punto non ci eravamo arrivati mai, vero? Cioè, dalla passeggiata del lungo fiume, dico. Sì, guarda, lì c'è il faro. Ah, è vero. Allora sì. Bello, eh? Molto. Allora, noi ci siamo seduti qui sul lungo fiume perché quel giorno che siamo andati in quel ristorante italiano Lava, vi ricordate? Abbiamo sentito dei fuochi d'artificio, ma purtroppo non l'abbiamo visti perché stavamo in mezzo ai palazzi. Allora ho cercato fuochi d'artificio Brisbane su Google e mi è uscito tutto un calendario dei fuochi d'artificio gratuiti che fanno in questa città. E oggi me l'ho segnata in giro per la città, in giro in vari quartieri eccetera. Oggi mi sono segnata questa giornata perché dovrebbero farli qui in centro, proprio sul ponte. Qui in realtà c'era scritto, è il posto più vicino, c'era scritto ristorante italiano persona, esatto, cosa del genere. E il ristorante è lì sotto, è quel quello palazzo lì. Però mi sembra impossibile che possano sparare dei fuochi in mezzo ai palazzi, per sì, cui la cosa più fattibile, più probabile è che li sparano dal fiume. E poi c'è una barchetta sospetta lì parcheggiata in mezzo, esatto, al fiume. Esatto. E noi abbiamo visto quella barca. Abbiamo fatto 2+2, secondo me sparano da là. Vediamo. Da qua la vista migliore. Quindi forse ci siamo seduti qui, vediamo se tra qualche minuto faranno i fuochi oppure tra no. Circa 5. Aspettiamo allora. Belli che sono, wow, stati. E poi non c'è nessuno, io non capisco perché non l'hanno pubblicizzato da nessuna parte. Questi stanno fuori, non lo so, fanno i mercati e non li pubblicizzano, fanno i fuochi e non li pubblicizzano. Tutto di quel coso, quel coso delle lanterne dell'altro giorno l'abbiamo scoperto per caso e il cartello l'hanno appeso un'ora prima dell'evento. Il cartello l'hanno appeso mentre noi stavamo lì a dipingere e io ho dato, era pure senza data, ok? Sì. Una pubblicità senza data, quindi io ho detto vabbè, non sarà mai oggi, capito? Ho dato per scontato che era magari tra qualche giorno. Poi però ho visto che c'erano delle persone lì sedute, ho detto ma non è che lo fanno stasera, sono andata a controllare su Google, infatti. Ma perché non pubblicizzano bene le cose qua? È un peccato, manca, perché manca organizzazione, secondo me. È un peccato perché erano bellissimi e poi qui si presta anche a che non c'è tanta calca, perché essendoci tutto questo lungo fiume grande. Noi siamo seduti poi, cioè, praticamente, cioè sull'acqua, sì. Quindi è molto bello, non c'è nessuno davanti. E questo perché abbiamo, vabbè, scelto noi questo posto, perché l'appuntamento, sì, dei fuochi c'era scritto al era ristorante. Là, cioè in quel ristorante. E lì il panorama, la vista non è così bella, ovviamente. No, era brutto perché i grattacieli stanno di qua, abbiamo quindi azzeccato. Vederli con il grattacielo, vabbè, vabbè. Dobbiamo candidarci come per gestire assessori delle cose pubbliche, di le pubbliche relazioni qua, boh, il pubblico. Vabbè. Comunque ho visto quasi quasi più fuochi d'artificio in Australia che in tutto il resto della mia vita, non lo so. Sì. Cioè, con che sono pure vietati qua in teoria, ma proprio forse perché sono vietati, allora il comune li organizza spesso, così alla gente non gli viene il desiderio di farli loro, boh. Beh, non lo bello. So. Comunque sì, molto bello. Buongiorno, buongiorno, adesso sì, buon sabato. Noi siamo venuti di nuovo al mercato dove stavamo ieri sera, ma oggi per venire a prendere
un po' di verdurine. Ho combinato un casino. Stasera ho combinato un casino. Non ti posso lasciare un attimo? Guarda, ho preso tutte le verdure, no? Le ho scelte. Poi ho detto, aspetta, vado a prendere un pezzo di zucca. Gli do tutte le cose in mano e guardate cosa ha combinato con le banane. Cioè, io le ho scelte con tanto... con tanta attenzione, arriva lui e stacca tutto. Il bello è che l'ha fatto davanti a dove si paga e quindi non potevamo andare a rilasciare e prenderne altre perché sembrava brutto. E quindi adesso non so come fare. Aiutatemi, che faccio? Gli metto un pezzettino di carta stagnola a ogni banana? Sì, dai. Questi giorni sto facendo un casino dietro l'altro, guarda, mannaggia a te. E noi siamo di nuovo qua come ogni sera ormai. Ci veniamo a godere il tramonto facendo la nostra passeggiatina. Oggi fa particolarmente freddo, vero? Sì, si è rinfrescato un po'. Sì, infatti stanotte ci siamo litigati le coperte, le lenzuola nel sonno io e Cesar. Tra un po' entra il gatto nel letto così fa da bustina calda. Da bustina calda? No, comunque niente, volevamo salutarvi qui, finire il vlog qui. Noi finiamo il nostro sabato così. Esatto. Che sabato sera, vedendo emozionante. Il tramonto, emozionantissimo. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Mm-hmm. Di nuovo un altro video molto casereccio, così sì. Un po' quotidianità, però siamo ancora facendo cose. Come l'altra settimana. Sì, purtroppo non ho avuto novità per quella cosa del lavoro ancora, però siamo in attesa. Siamo un po' in attesa. Siamo fiduciosi. Adesso. Speriamo nei prossimi giorni qualcosa si muova. Mm-hmm. E niente. Vi mandiamo un bacione giganteschissimo. Con questa vista ci vediamo nel prossimo video. Ciao!